Don Friturich era un idalgo di antico lignaggio. Di nome germanico, ma di origine indiscutibilmente iberica, veniva da un luogo imprecisato della Spagna arcaica. Imprecisato era anche il don che ne precedeva il nome, non tanto un titolo nobiliare quanto un trattamento, cioè un appellativo utilizzato nella vita sociale. Quindi, probabilmente, non era neppure un idalgo e forse neanche spagnolo. Indiscutibile che fosse molto ricco, cosa che gli aveva permesso, fin dalla più giovane età, di viaggiare e studiare senza problemi legati al denaro. In un viaggio in Nevada aveva conosciuto Dolores Consuelo María García y González y Rodríguez y Fernández, lei sì certamente spagnola e appassionata di auto ad altissime prestazioni, le cosiddette hypercars. Dolores Consuelo María García y González y Rodríguez eccetera, giovane donna sui 30 anni e forse meno, aveva un sogno nel cassetto, superare con un bolide i 500 km orari e battere il record del mondo. Tuttavia, l'impresa richiedeva un cospicuo investimento e Dolores non poteva in alcun modo sostenerlo. Per farla breve, i due si conobbero, simpatizzarono e alla fine non fu difficile per lei scucire a lui la somma richiesta per avere una hypercar idonea all'impresa. Non fatevi idee strane. Il motivo di tanta generosità risiedeva unicamente nell'ammirazione e nella stima che il futuro ministro di Dio riponeva nella donna indomita e indomabile di nome Dolores Consuelo María García y González eccetera, che dall'Italia, Monti Oscuri, si era spostata nei pressi di Las Vegas per organizzare e compiere l'impresa. Tornando a noi e venendo al giorno fatidico del record, quando ogni cosa era pronta per far partire il bolide di Dolores con lei al volante, uno sciame di decine di migliaia di cavallette invase la pista di gara. Si dovettero attendere 59 minuti per dare il via libera alla temeraria, che non vedeva l'ora di sfondare l'acceleratore col piede. Verso mezzogiorno scattò il semaforo verde e il rombo del bolide coprì tutti gli altri rumori fino a chilometri di distanza. Quando Dolores superò i 500 km orari, l'unica cavalletta rimasta in zona andò a colpire il parabrezza dell'auto, provocando un disastroso incidente. Il cronista che stava seguendo l'evento diede Dolores per spacciata, annunciando «È morta!». Nessuno avrebbe potuto salvarsi da un tale inferno. Lei però ne venne fuori, un po' acciaccata sì, ma in vita. Incredibilmente, la super macchina che Don Friturich le aveva donato aveva attutito i colpi, salvandole la pelle. Un'ambulanza andò prontamente a soccorrerla per portarla in ospedale, subito raggiunta da un carro funebre chiamato per tumulare il cronista che aveva seguito l'evento. Un infarto l'aveva stroncato sul più bello. Non era neppure riuscito a dire «Miracolo, è viva!».